Soprattutto amici carnivori e benvenuti in questo video. Molti di voi nel periodo dei rinvasi e delle divisioni mi hanno chiesto di fare un video dedicato al rizoma cieco. Infatti può capitare che nel mentre dividiamo una saracenia ci rimanga appunto questa parte di rizoma che è privo del punto di crescita. Questa parte è utilissima per poter ricreare delle nuove piante. Adesso andremo a vedere come fare con il nostro special guest Briciolina. Prende il nome di rizoma cieco poiché, come vi dicevo prima, è un rizoma privo del punto di crescita. A differenza appunto di questo rizoma che ha più di un punto di crescita, quest'ultimo ne è privo. Questa parte di rizoma però è importantissima poiché è una parte attiva e viva. Ha delle gemme dormienti che devono essere stimolate per la produzione di altre piante. Andiamo a vedere adesso come fare. Per stimolare la formazione di nuovi punti di crescita sul rizoma cieco dovremo andare a effettuare delle incisioni su quest'ultimo e possiamo effettuarle con un bisturi, una forbice ben affilata o un coltello. Adesso vi farò vedere come procedere a incidere il nostro rizoma. Prima di tutto le incisioni non dovranno essere profonde ma a livello superficiale. La ferita in questo modo stimola la formazione, grazie alle cellule meristematiche che sono presenti sul rizoma, di nuovi punti di crescita. È proprio in prossimità di queste ferite superficiali che abbiamo ricreato sul nostro rizoma che si andranno a creare i nuovi punti di crescita. Andiamo a vedere adesso come mettere a dimora il nostro rizoma. Per quanto riguarda la messa a dimora del nostro rizoma cieco, l'operazione da effettuare è la medesima di quando andiamo a rinvasare una saracenia. Dunque useremo della pura torba leggermente inumidita e io utilizzo sempre anche dello sfagno disidratato reidratato in acqua, ma va benissimo anche dello sfagno vivo. Sappiamo appunto l'importanza di questo elemento per le molteplici proprietà che ha, ovvero quello di essere soprattutto antifungino e stimola la radicazione. Vediamo adesso come fare. Prendiamo il nostro vasetto, lo andrò a riempire un po' alla base con la torba in questo modo, ok? Poi prendo il nostro rizoma, lo avvolgo con lo sfagno disidratato soprattutto nel punto in cui non vi è nessuna protezione, in modo che i funghi o i batteri non intacchino il rizoma. Così facendo lo inserisco, facendo attenzione che tutte le radici vadino bene in profondità, e lo copro in questo modo con la torba restante. Una volta terminata questa operazione lo andremo a posizionare insieme alle altre saracenie, sempre con un centimetro d'acqua o un po' di più, e in un luogo ben luminoso.